E buongiorno cercatori, io sono Matteo Berto, vi do il benvenuto nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. Oggi siamo a caccia di pietre preziose da aggiungere alla nostra collezione. Infatti, già come in altri video ho trattato, lungo gli alvei alluvionali, in questo caso ci troviamo in Piemonte, si riescono ancora a trovare delle pietre che una volta tagliate e lucidate potrebbero avere un valore, soprattutto nell'ottica in cui le aggiungiate alla vostra collezione. Logicamente bisogna avere un po' d'occhio, bisogna conoscere un po' i minerali. Per esempio, questo ciottolo è composto principalmente da pistacite e da calcite. Oggi sono in compagnia del mio amico Walter, l'avete già visto in altri video nel passato. Ciao a tutti! E ci siamo armati di una mazza da ben 4 kg. Infatti, appunto, la normativa piemontese per la raccolta di minerali a scopo collezionistico, la mazza ha un peso che non può superare i 5 kg. È importante anche dire che una volta che le rocce vengono fratturate per vedere i minerali al loro interno, i quali tendenzialmente sono meno alterati che all'esterno e quindi offrono un colore tendenzialmente più vivace, conviene sempre bagnare a superficie o almeno inumidirla. Solo così sarà possibile vedere al meglio del loro colore i minerali all'interno. Questa purtroppo non è molto bella e quindi la lasciamo qua. Allora, sono già molto soddisfatto perché io e Walter abbiamo trovato un bel ciottolo riconducibile alla cosiddetta giada piemontese che già abbiamo cercato in altri video. In questo contesto in particolare si tratta di una roccia composta da diversi minerali, alcuni riconducibili a dei pirossini smaragditici, ma diciamo che non so se ricondurla proprio al cosiddetto metagabbro, perché si dà il caso che alcune giade, soprattutto quelle più ricche in un minerale chiamato giadeite, siano derivate dal metamorfismo. Ricordate che il metamorfismo è un evento ad altissima pressione e temperatura a diversi chilometri di profondità in cui le rocce vanno incontro a modifiche molto importanti dal punto di vista dei minerali. Quindi queste giade molto ricche in giadeite, che sono molto interessanti perché la giadeite è un minerale tendenzialmente un po' trasparente, quindi può anche avere una bellezza intrinseca elevata una volta lucidato. Ecco, questi minerali sono tipici di rocce che una volta erano riconducibili a dei plagiograniti, sempre all'interno di crosta oceanica. Ricapitolando, rocce di partenza protolite, metamorfismo alpino, quindi protolite va a molti chilometri di profondità, subisce enormi pressioni e temperature. Successivamente viene portata fino ad affiorare erosa e ritroviamo nel fiume. Però ci racconta buona parte della sua storia. Un po' si riesce a comprendere anche ad occhio, la maggioranza però in laboratorio. Procediamo nella nostra avventura di oggi. Particolari sti campi. Walter sta assaggiando i campioni. Sostanzialmente con la mazza va a rompere gli angoli o le porzioni tendenzialmente più fragili dei ciottoli in maniera tale da campionarli e solamente quelli più promettenti verranno portati a casa a fine giornata. Questo qui non promette nulla e lo lasciamo in alveo. Non serve. Smaragdite. Sì, non direi di no. Falso segnale. Bisogna comunque sempre inumidire le rocce, soprattutto d'estate come siamo in questo momento, così da capire se ha senso o meno anche solo campionarle. In un contesto del genere è fondamentale il periodo dell'anno
in cui venite a cercare le rocce lungo l'alveo. Vi spiego anche il perché. Conviene andare nelle stagioni umide, soprattutto nei momenti in cui le rocce sono bagnate. È pericoloso scivolarvi, e questo ve lo posso garantire. Quindi un ambiente ricco di pericoli, ma al contempo, se le rocce fossero già inumidite naturalmente, non dovreste andare a utilizzare lo spruzzino piuttosto che la bottiglia piena d'acqua come abbiamo oggi. Quindi d'estate non è proprio la stagione migliore da un certo punto di vista, perché in questo contesto l'ultima volta che è venuta una piena non ha ancora piovuto, i ciottoli sono tutti pattinati. La mia stagione preferita rimane comunque l'autunno, la primavera, perché i ciottoli sono umidi, non vi sono queste patine tipiche di un clima torrido estivo, e al contempo anche è più vivibile, riesco a cercare rocce lungo l'alveo anche per diverse ore di fila, mentre in estate tende a essere un'attività da poche ore mattino e poche ore la sera, anche perché verso pranzo e poco dopo pranzo diventa sostanzialmente completamente invivibile. E sempre lei, una giada, purtroppo questi solfuri sono molto alterati, probabilmente era una pirite, probabilmente era pirite, calcopirite, lasciano questo olone rossiccio molto brutto. Ne abbiamo trovata una molto bella, adesso vediamo quanto è grossa, perché spunta solo per la punta di un iceberg. Questa è bella. Che cosa vi avevo detto? Inizia a fare veramente caldo. Purtroppo la giornata sta diventando bollente per ovvi motivi, perché siamo a luglio. Comunque non demordiamo la ricerca, abbiamo trovato veramente un bel ciottolo contenente, a mio parere, giadeite. Bisognerà poi fare delle analisi, comunque in laboratorio andremo a tagliarla e visionarla meglio. Per ora però la lasciamo in alveo. Abbiamo fatto un raggruppamento delle rocce che finora abbiamo trovato di migliore caratura, cioè peso e qualità, come compromesso, perché non vogliamo portarcele tutte nello zaino direttamente. Torneremo a prenderle sulla via del ritorno. E questa è una tecnica anche interessante, perché nell'arco giornata potreste trovare molte rocce e caricarle tutte magari è impossibile. A fine giornata, tornando alla macchina, invece andreste a prendere solamente quelle migliori e le altre le lasciate al fiume, come è giusto che sia. Questa è un asso che sul fuori dentro, c'è anche della mica. Sì, dovrebbe essere fengite. Non potete immaginare quanto sia rilassante ed emozionante tagliare le pietre a casa, trovate al fiume ovviamente, le quali una volta segate rivelano tutta la loro bellezza e un sacco di informazioni geologiche. Tutti questi cristalli neri che vedete sono dei pirosseni, in questo caso direi del diallagio. Queste, una volta metamorfosate, diventano i nostri metagabbri, ma alcune non hanno subito metamorfismo a quanto pare, o almeno ne hanno subito veramente poco. Avessero subito tanto metamorfismo, questi cristalli neri sarebbero verdi colore acido o pistacchio, come abbiamo già visto anche in altri episodi. Cercando ciottoli lungo l'alveo del fiume ci siamo imbattuti in un ciottolo molto particolare che vi mostro. È ricco di pattine di alterazione superficiale dovute probabilmente all'alterazione chimica dei solfuri presenti. In questo caso si tratta probabilmente di pirite,
la quale è molto suscettibile una volta esposta all'ambiente naturale, quale per esempio l'acqua di un fiume, piuttosto che l'umidità ambientale. Questo ciottolo è molto interessante perché potrebbe essere una mineralizzazione aurifera. Andremo quindi in futuro a tagliarla, come ho già eseguito in altri video in passato, perché è proprio dalla ricerca lungo i fiumi che è possibile risalire fino all'origine potenziale delle vene, si spera, contenenti dell'oro all'interno. La ricerca dell'oro lungo i fiumi, quindi metalli preziosi, di gemme, di ciottoli, vanno a braccetto in questo contesto di ricerca, perché non si conosce a priori con cosa si potrebbe venire a contatto, che cosa si potrebbe trovare, per esempio. È sempre una sorpresa. Madosca quello, come si vede bene. C'è un sacco di pirite qua dentro. Qua. Allora, ragazzi, siamo arrivati al termine della giornata per quanto riguarda la raccolta di rocce lungo il fiume. È un ambiente sostanzialmente ostile per via delle temperature, manca addirittura l'aria. Quindi ci spostiamo in laboratorio per tagliare qualche pietra e ancora discutere dei primi risultati dei ciottoli trovati oggi. Questa è la belva, una belva assassina che già con due martellate non si è ancora spaccata. Secondo me andrà a rompersi in questa direzione perché c'è una fessura, vedo, preferenziale. È ora di assaggiare questa fantastica roccia che abbiamo trovato nell'arco di questa avventura, sicuramente quella con maggiori potenzialità. Mostra un verde uniforme e quella dei cristalli di un colore acido che vedremo in seguito. Ragazzi, tenetevi forte! Una qualità fondamentale nella giada è il suo grado di trasparenza. In questo caso specifico abbiamo trovato un campione veramente degno di nota. Mostra qualità importanti, quale un elevato grado di trasparenza, uniformità all'interno della roccia stessa di minerali costituenti e soprattutto è ora di lavorarlo alla cabocionatrice.